Sentirsi depressi è reale, la depressione come malattia non la sottoscrivo. L'idea, se ti senti depresso, qualcosa ti sta deprimendo, fai del tuo meglio per sistemarlo. Prendi il controllo della tua vita e fai del tuo meglio per sistemarla. Non lo dicono, ma parlano di depressione come di una cosa magica nel cervello. Sei triste, non importa cosa, non puoi fare nulla, prendi le pillole. È un modo sbagliato di vedere il mondo. Questa è una cattiva idea. Se ti senti depresso, immagina che la tua ragazza ti lasci e peggiora. Credi nell'idea della depressione, ora stai per diagnosticarti come clinicamente depresso, autoipnotizzandoti a essere clinicamente depresso. È incredibile come tu possa manifestare le cose. Non posso deprimere perché non ci credo. Ho avuto questa conversazione con un gruppo e la mia premessa è che rifiuto di credere in cose che mi tolgono potere. Se sei in una casa infestata e credi ai fantasmi, hai paura. Se sei in una casa infestata e non credi ai fantasmi, sei solo in una casa e non ti importa. Quindi non mi piace l'idea quando qualcuno mi spiega l'idea di svegliarmi un giorno e essere infelice e non voler più vivere. Non ha a che fare con le circostanze, non ho potere su di esso, non importa quanto sia bella la vita, mi sentirò terribile e vorrò morire. Pur avendo uno squilibrio chimico nel cervello, non credo nella depressione, è semplicemente parte di me. Non credo in cose che mi tolgono potere. Le persone cercano di convincermi che sia reale, il che è interessante perché di solito sono persone depresse che difendono questa idea. Se la depressione è così brutta, perché la difendi? Perché lotti così duramente per convincermi della sua potenza? Perché non fare il contrario? Non stare ascoltando me? Di quale squadra fai parte? Ti piacerebbe essere depresso? È follia. Persone disperate nel promuovere questa idea. Aggiungi farmaceutica e il fatto che tutti prendono droghe, sconvolgendo la chimica cerebrale. È spazzatura. Penso che tu ti senta depresso perché sei umano. Ti sei sentito depresso a volte? Siamo tutti umani. Sto dicendo che stai giocando a un gioco competitivo e devi costruire una mentalità ultra competitiva. Se vuoi dire no, voglio una mentalità non competitiva, va bene. Sai come si chiamano le persone che non vincono le competizioni. Lo stato naturale dell'uomo è uno stato competitivo. Gli uomini si sono sempre sfidati. Anche adesso competiamo l'uno con l'altro. Non compro Ferrari per guidare veloce. A volte lo faccio, ma se sono nel traffico di Londra non è per correre. Mostrare agli altri. Sono più ricco. È una competizione senza fine. Non indosso un grande Patek con mezzo milione di dollari per guardare l'ora. Dico l'ora sul mio telefono. Lo faccio perché sono carico. Questo è interessante del mondo perché è cambiato. Gli uomini andavano in guerra e combattevano. Ora non lo facciamo perché siamo più civilizzati in alcuni aspetti. La violenza è la base della società, ma cerchiamo di evitarla. Gli uomini si combattono mostrando come possiamo muovere il mondo con il denaro. Siamo costantemente in combattimento. Il 99% delle azioni maschili è per lo status, forma fisica, auto veloce, bella casa. Vogliamo l'orologio di diamanti e la ragazza sexy. Questo è tutto per il nostro stato. Sono il grande cane. Se sei un ragazzo che finge o non vuole competere, la tua vita sarà una merda. Ogni sterlina che vogliono, altri la vogliono. Ogni ragazza desiderata da qualcun altro. Persone come me là fuori. Io li distruggerò. Possono essere tutti e 30 in una stanza. E io li annienterò completamente in qualsiasi metrica. Seduti, a sbattere e vagare per la vita, ignari della competitività del mondo. Beh, sto lamentando quanto sia ingiusto. Questo è il mio punto. Se il mondo è competitivo, senza tempo per la depressione, uno stato mentale non competitivo. Potresti essere depresso per molte cose, ma io non lo sono. Voglio i soldi, la ragazza, lo status, la macchina e la casa che vuoi tu. Li otterrò, tu no. E questa è la verità. Se avessi dato quella roba al ragazzo, non sarebbe depresso. Si alzerebbe e lavorerebbe, no? Ecco il punto. Forse lo farebbe perché non ha una direzione. Un messaggio molto motivante che condividi. E sai, se puoi, penso che risolverlo con le pillole, probabilmente puoi risolverlo in palestra e facendo aspetti. Le pillole non risolvono il problema, ma lo intorpidiscono. Maschere. Lo maschera. Non è un approccio olistico. La scelta migliore è andare in palestra, lavorare, gestire attività, avere successo, non importa, posizioni scacchiera. Se le regole rimangono le stesse, indipendentemente dalla posizione, stai cercando di vincere, devi fare le stesse cose. Quindi ha ancora importanza? Se dici che è depresso a causa di X, Ibo e Z e la risposta è la stessa, non me ne importa il motivo della tua depressione. Tutto ciò che so, come una questione di fatto, è che questo mondo è altamente competitivo. Come uomo, molti ignorano che la vita è una competizione costante. È la realtà della società, dei media e di tutta questa spazzatura e della matrice che cercano di convincerti. Non preoccuparti se stai fallendo perché otterrai attenzione, ma alla fine andrà tutto bene.
Sono rimedi temporanei dicendo «Sono triste, non preoccuparti, andrà tutto bene», ma non si preoccupano del futuro. Il mondo non si preoccupa, nessuno si preoccupa davvero, le ragazze e le aziende non si preoccupano, stai per fallire. Cosa diresti che è stata la cosa singola che ti ha spinto ad afferrare la vita per le palle e andare avanti? Perché qualcosa doveva scatenarlo. Mi è stato inculcato il dovere di onorare i miei antenati tramite il raggiungimento di obiettivi. Mi è stato detto fin da piccolo che l'unica cosa che interessa ai tuoi antenati è il successo. Ancora oggi, quando faccio podcast, le persone parlano di mio padre con insistenza. Non se ne parlerebbe più, è morto 9 anni fa, era un bravo giocatore di scacchi, ma nessuno è interessato a questo gioco. Lui vive perché sono di successo e la mia storia di origine interessa le persone che lo menzionano. Vivrò per sempre perché mio figlio sarà un successo monumentale e un uomo perfetto in ogni aspetto. Come è stato cresciuto e sarà menzionato. Se ti interessa la tua discendenza e la tua famiglia e non sei egoista e vuoi che esistano per sempre, è tuo dovere avere successo nella realtà eterna. Se ami la tua famiglia e il tuo cognome e sei orgoglioso di te stesso, hai il dovere di avere un successo enorme per mostrare omaggio ai tuoi antenati. Trovo incredibile che ci siano persone qui oggi. Chi dirà, oh, sono triste, sono troppo depresso, non voglio lavorare duro. Capisci che solo 200 anni fa c'erano contadini che lavoravano nei campi, affamati, sopravvissuti alla peste nera, sopravvissuti alla peste, lottando per esistere solo per riprodursi, così tu possa essere la fine della loro discendenza per sederti e non fare un cazzo. Sei un fallimento! Stai rovinando la linea di sangue della tua discendenza. Devi queste cose a queste persone. Hanno sofferto per permetterti di vivere. Hai un debito. Devi essere la tua migliore versione possibile. E lo stesso per Dio. Dio ama chi cerca e lavora sodo. È incredibile cosa Dio darà a chi si impegna al massimo sempre. Te lo darà, qualsiasi cosa tu voglia, se effettivamente ci provi. Non convincendoti, provi. In realtà prova. Sono cose diverse. Mi è stato inculcato fin da piccolo. Sei un Tate. I Tates sono i migliori. Un giorno non ci sarò più. Parleranno di me per quanto sei fantastico. Vai a lavorare. Sì, signore. Ecco qui. La vita dovrebbe essere così. Dovere verso i tuoi antenati. Scomparendo dalla società. Prima era così. Sono Andrew, figlio di Emery. Era una questione di chi sei figlio. Tutto scompare ora. Hai un'eredità da costruire. Mi piaceva quando mio padre partecipava a un torneo di scacchi e la gente aveva paura solo sentendo il suo nome. Avevano paura del suo cognome. Ora lo hanno di nuovo per me. Lo avranno per mio figlio. E questa è la bellezza della vita da uomo. Una delle cose più terrificanti, ma anche gratificanti della vita da uomo, è che siamo tutti nati relativamente senza valore. Non credo che le donne nascano così. Una donna attraente ha un valore innato e la gente la vuole comunque. Come uomo, se non sei importante, a nessuno frega di te e non si preoccuperanno mai. Devi costruirti da zero. Spaventa molte persone, ma è un'opportunità. Puoi decidere se o un bravo poeta, pittore, campione di kickboxing o uomo d'affari. Puoi scegliere tra vari personaggi nel videogioco. Puoi scegliere chi voglio essere e se ci provi puoi diventarlo. Non è incredibile? Puoi svegliarti e andare, sai cosa? Voglio essere questo tipo di ragazzo. Sapevo chi volevo essere. Voglio essere il tipo che arriva con la Lambo alle 3 e scende. Tutti si chiedono, chi è questo uomo alto, potente e ricco? Voglio essere lui, così sono diventato lui. E se non vuoi questo, se vuoi essere un musicista e suonare la chitarra, ottenere ragazze e rilassarti a Bali, puoi scegliere il tuo personaggio e costruirlo. Molte persone non capiscono l'effetto cumulativo di fare la cosa giusta sempre. Iniziando un nuovo business non sai cosa fare. Se sei puntuale e un costruttore, è la base. Prendi la merda di base. Sii puntuale. Nel tempo, potresti pensare, sono appena in tempo. Nessuno nota. In 10 anni, la differenza tra successo e insuccesso. Segui solo le basi assolute e fai ciò che è giusto e necessario. Ho poca simpatia per chi dice di cercare di farcela senza successo, perché mentono a me e a se stessi. E sono queste cose di base che anche nel mondo moderno è incredibile come le persone stiano fallendo. Sì, è interessante, ma è un commento molto divertente. Leggo molte email. Ho ricevuto tante email e messaggi, ma la mia risposta è no, tu non lo sei, amico mio, proprio no. Non penso che stiano dando il massimo. Sembro antipatico, ma vengo da un quartiere popolare a Luton. Sono un miliardario perché ho dato il massimo. Se qualcuno chiedesse, sto facendo del mio meglio. Sto cercando. Se tu trovassi un programma preciso della loro ultima settimana e i momenti in cui hanno sprecato tempo.
Diresti, guarda, hai sprecato tempo, sprecare tempo, sprecare tempo. È incredibile. Molte persone non sono autoriflessive. Non sto dando il massimo. Sai cosa direbbero? Beh, devo riposare ogni tanto. Beh, devo avere una vita sociale. Beh, sarebbero così arroganti. Li mostreresti anche. Ecco dove hai sbagliato. Beh, sai, devo farlo. Oh, sei pazzo. E poi tornano a essere perdenti. Questo è l'incredibile dei perdenti. Puoi trascinarli nell'acqua, ma non la berranno. È bellissimo. Sempre sembra che facciano tutto invece di sentirsi non all'altezza. Hai centrato nel segno, non hanno alcuna responsabilità verso se stessi. Hai ragione, una persona pigra pensa di lavorare troppo duramente, mentre una persona di successo pensa di non lavorare abbastanza. Facciamo 20 volte il lavoro che fanno loro e noi siamo come avrei potuto fare di più, avrei potuto fare questo. A loro non importa un cazzo e anche se glielo fai notare, farebbero qualche scusa per questo.